la vedo senza centro, senza destra, senza sinistra, ma piena di coglioni. Quelli che sono disonesti sono coglioni in quanto sono disonesti, gli altri sono coglioni quando sono ignoranti, cioè non ne salverei uno. Quando sento parlare Vendola, per esempio, che fortunatamente è anche inquisito e speriamo che venga pure condannato per l'orrore, cioè non c'è un presidente di regione che ha fatto più danno di lui, al di là dell'onestà personale, sarà anche onesto, non ruberà, non farai, però uno che distrugge una regione come la Puglia, con le pale eoliche ovunque, ci sono anche in Calabria, ma in Puglia non ti puoi muovere che tu non abbia delle pale eoliche piantate nel culo, e anche venendo qui altre, cioè io non so questi presidenti di regione che non sono delle merde da mettere in galera soltanto per come hanno distrutto il paesaggio, un cretino come Grillo che nuota come Mussolini, cioè siamo circondati di deficienti, nessuno che abbia un'idea e tutti inerti con l'unico obiettivo di distruggere la bellezza dell'Italia, sono delle facce di merda. Ora, i disonesti sono i disonesti e gli onesti sono dei coglioni, si può pensare cosa devo pensare di questi, poi quando ne è uno che non è capace probabilmente, perché sicuramente è stato un buon professore e anche onesto come Monti, sembra un crisantemo, che lo vedi, gli tocchi i coglioni per quello che ti fa passare, non so, quindi non ce n'è, non si sa come fare, insomma. Vendola, ma nel cesso lo devono mettere Vendola. Renzi, poveretto, ride sempre, dice solo delle cose così. Bersani è già morto da un pezzo, Grillo fa il nuotatore, a destra non c'è niente, che dobbiamo dire? Però, d'altra parte uno non è che può fare da solo, io ho le idee molto chiare e intanto credo che il primo compito, proprio il punto primo di ogni Presidente del Consiglio sia impedire che si consumi ancora il territorio facendo città di merda, periferie, costruzioni, cioè proprio una legge violentissima per impedire, io non so, guardo la televisione, cioè, i cretini fanno la promozione qui in Calabria degli idioti, Expo Calabria, fanno la promozione del fotovoltaico, dico ma coltiva la vite, coltiva l'uva, ma che cazzo è sto cazzo di fotovoltaico? Nel culo dello dei medici, spegni la luce e non rompere i coglioni, no? Io non lo so, guarda, mi faccio pensare a destra, a sinistra, il centro con degli imbecilli. Ma poi quando vedo Vendola, lo vedo con la faccia che poi sarà anche onesto, perché poi l'onestà, dico, l'onestà è un fatto, cioè questo ragazzo è probabilmente, anzi speriamo per lui, sicuramente onesto, ma l'onestà è del cittadino qualunque, cioè ogni cittadino deve essere onesto perché ci sono le leggi, perché c'è la morale, naturalmente ognuno può poi interpretarla come vuole, ma non rubare è un valore universale, non uccidere è un valore universale, quindi l'onestà è del cittadino, cosa senza col politico? Il politico deve essere onesto in quanto cittadino e in quanto politico più bravo degli altri, deve essere capace, lo diceva Benedetto Croce, il vero politico onesto, il politico capace, gli incapaci sono, i morti di sono. Il ministro degli interni, una befana che scioglie il comune di Reggio, non perché sono infiltrazioni mafiose, ma perché c'è un'area mafiosa, ma che cazzo dici? Ma cosa stai facendo? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè questi qui che si inventano, Maroni, una faccia di merda che si inventa la mafia dappertutto, in Calabria naturalmente, poi si scopre che c'è a Milano, va da come si chiama quell'altro lì, poveretto, da Fazio per dire noi non ce l'abbiamo la mafia, e si viene fuori subito che c'era anche lì, naturalmente la mafia c'era.